L'università, luogo di conoscenza, di cultura, di creazione del dialogo, di costruzione di ponti. Bene, oggi, ad addendum dagli eventi a cui stiamo assistendo, dobbiamo far sentire ancora di più la nostra vicinanza, in particolare a un'università dell'Ucraina. Oggi è stata bombardata l'Università Nazionale di Karazin. Giovedì scorso la mia vita si è fermata. Non leggo più i libri, non mangio, non bevo, non mi diverto, non dormo perché passo tutto il tempo a leggere le notizie del mio paese. Sono in Italia da 13 anni, però sono ucraina. Io ho parenti in Ucraina. La mia sorella maggiore Giulia con suo figlio sono a Kharkiv, la città adesso bombardata molto pesante. Sono nella metropolitana e si nascondono per il settimo giorno. Hanno paura di uscire perché Putin distrugge la città, uccide i civili. Il mio cugino si è iscritto nell'esercito e sta combattendo per Kiev. Le mie sorelle vogliono portare via i bambini. Il mio papà rimane perché non vuole lasciare la propria patria e se ci arriva l'esercito russo combatterà. Studio alla Sapienza l'informatica. In Italia sto da 2 anni, infatti sto al secondo anno e sono venuta proprio per studiare. Io ho sia parenti sia amici, tanti in tante città ucraine. Mi stanno raccontando ogni giorno cosa sta succedendo lì, che è tutto molto terribile, diciamo pure i parenti che stanno proprio a Kiev, che viene bombardato e stanno nascondendo, però chissà che può succedere, ogni giorno muoiono un sacco di gente che stavano alle case sue e non aspettavano che poteva cadere la bomba o i razzi. La mia università, ho fatto quasi la triennale che la magistrale. Ovviamente noi abbiamo i parenti, io penso che tutti hanno i parenti, abbiamo cugini, nonni, padri, animali, abbiamo tutto alla nostra casa. Grazie al cielo che noi ancora abbiamo internet e possiamo sentire i nostri cari. Io sono nata in Ucraina indipendente, quindi io non ho identità russa, non ho studiato russo in scuola. I nostri poeti, i nostri scrittori sempre descrivevano Ucraina e solo Ucraina. Quindi io non mi potrei mai definire come russa, mai. I'm from Russia and I can tell that no one in Russia is no one who I know support this war. This is a war of one person. This is a war of Putin, and he's a criminal who occupied Russian government. Russian people are suffering right now. They're being beaten on the streets. People who demonstrate against this war, they've been in prison. They take even kids. The only important thing right now is to support the people, the civils, the ones who suffer, both in Ukraine and Russia. If European Union will give the sanctions against the Russian people, the ones who are guilty for this war, they will not suffer. So the sanctions about the Putin, about his surroundings, that's what will do difference.